1872, Siena. Una donna che si chiama Savina. Realizza il suo sogno di servire Dio e i fratelli, specialmente i più poveri. Savina si presenta all'arcivescovo di Siena e gli espone il proposito di fondare una congregazione per mettere se stessa e le proprie compagne a disposizione dei poveri. La povertà è la seconda passione, dopo la croce, che caratterizza l'esistenza di Savina. Sono Sor Gracie, come ogni ragazza anch'io avevo nei sogni dei cassetto ed incrociato col sogno di Dio, finalmente quel giorno che ho ricevuto un dépliant dove c'era scritto Sorelle dei Poveri con un'immagine di Santa Caterina. Ero molto incuriosita a conoscere la storia, anche perché ne conoscevo tante di famiglie religiose. Quindi per me era proprio questo nome Sorelle dei Poveri quello che mi ha attratto di più. Così ho cominciato a conoscendo soprattutto partendo la vita delle suore di allora che ho conosciuto, e mi è piaciuto subito perché la loro gioia, l'entusiasmo con cui iniziavano la giornata a donarsi a Dio e agli altri. Partivano con la preghiera del mattino, incontro comunitario e personale, e dopo partivano per portare questo spirito agli ammalati, ai poveri in generale, la scuola, casa di riposo, i giovani, la parrocchia, catechesi, visita in famiglia. Oggi, a distanza di anni, posso dire, affermare con la mia vita che davvero possono esserci tante famiglie migliori della mia, ma amo la mia così come è. Qui, nella nostra cara ed amata famiglia, mi sento realizzato e sono fiera di essere una Savina di oggi con tutto il mio essere. Grazie.